Ciao a tutti da Loretta, Pasqua si avvicina e allora oggi vi faccio vedere come possiamo abbellire la nostra casa in due maniere diverse. Mi sono procurata un cestino normalissimo e vi faccio vedere come si può preparare semplicemente un cestino pasquale con due decorazioni diverse. Ne faremo una per i bambini e un'altra un pochino più raffinata. Utilizzo sempre due tipi di paglie colorate in maniera da poter dare dei tocchi di colore. Vedrete un'applicazione simile anche in un'altra pagina, del sito. Ecco, poi personalmente mi piacciono moltissimo queste pagliuzze che hanno un tocco di colore molto luminoso e che diciamo, imitano un po' le modalità con cui i nostri uccellini fanno il loro nido. Allora, questo potrebbe essere benissimo il nido su cui lavorare. E incomincio a disporvi le uova che io ho già decorato e poi vi farò vedere come si realizzano. Allora, eccole qua. Queste sono le uova che possono fare benissimo i vostri bambini con l'uso di particolari mascherine. Io comincio a disporle. Vedete che alcune, come in questo caso, sono uguali, altre hanno decorazioni diverse. Ecco qua, ne abbiamo messe 4. Poi possiamo ulteriormente abbellire con degli uccellini colorati. Guardate, ecco che ai bambini piacciono i colori e quindi in questa maniera soddisfiamo anche questa loro voglia. E poi magari una farfalla. Ecco, questo è semplicissimo. Allora, adesso vi faccio vedere come possiamo realizzare queste uova. Vi faccio vedere innanzitutto il materiale. Prima di tutto l'uovo. In questo caso abbiamo un uovo di legno a cui io ho già dato una mano di colore bianco, sono i soliti colori acrilici, e che ho lasciato asciugare bene. Poi vedete che qui abbiamo delle mascherine che sono facilmente recuperabili in tutti i negozi che vendono decorazioni per Pasqua. Ne scegliamo una, l'adattiamo esattamente all'uovo. Sarà un po' difficile tentare di farla entrare, ecco, tutta quanta. Poi ovviamente bisogna già sapere quali colori vogliamo utilizzare. Questi sono in genere inseriti nelle confezioni delle mascherine, sono i 4 colori che vengono utilizzati di più. Cominciamo con il rosso che si vede meglio. E si segue anche il pennellino, diciamo sempre inserito nelle confezioni. Vedete che è abbastanza facile seguire la mascherina e quindi colorare. Non è assolutamente difficile, è un lavoro che ai bambini piacerà sicuramente tanto. Ecco, a questo punto poi potete colorare tutto con lo stesso colore oppure variare i colori. All'interno della stessa linea si possono utilizzare più colori diversi ed è una cosa molto divertente. Io ho preferito utilizzare il fondo bianco, ma si possono colorare le uova anche con colori diversi, adattandoli poi a questi colori qua. Una volta che viene completato tutto quanto il decoro, si leva la mascherina. Ecco, ho appena finito di colorare, seguendo ovviamente non del tutto la mascherina perché ho lasciato un vuoto che poi riempirò con un altro tipo di decorazione. Tolto con precauzione la mascherina, questo è il risultato. Si possono poi utilizzare dei pennarelli a punta sottile o a punta spessa per segnare i bordi, fare ulteriori decorazioni secondo la fantasia dei vostri bambini.
E a proposito della fantasia dei vostri bambini, potrebbe essere carino, per esempio, associare ad ognuno di questi ovetti una storia, tipo per esempio questa che può ricordare un totem. E allora abbiamo inventato una storiella, quella storia del totem Tutankhamvera, intorno a cui ciascun bambino vuole danzare perché la timida primavera possa avanzare. A parte il cestino, ho pensato anche a un'altra possibilità, che diventino dei segnaposto. Allora, guardate com'è semplice. Basta fare un anello di carta su cui ho incollato la lettera della persona, le uova si posizionano in questa maniera e diventano dei segnaposto. Per farli è abbastanza semplice. Ho ritagliato, questo è un semplice rettangolo del foglio di carta 4, l'ho piegato in due per renderlo un pochino più resistente, lo pinzate in questa maniera e dove ci sono i segni della cucitrice mettete un pezzettino di carta su cui il bambino stesso può segnare l'iniziale del nome dell'ospite e sono graziosissimi. Se poi dopo ci si mette anche sotto la storiella inventata dal bambino, ancora più carini perché sono estremamente personalizzati. Vediamo il prossimo cestino. Eccoci qui. Secondo modo per il nostro cestino. Il cestino non è cambiato, ma è cambiata assolutamente la decorazione che, come avevo detto prima, è decisamente più raffinata. Si vedono delle farfalle che sono brillanti, gli uccellini stessi sono molto più aggraziati e diverse sono ovviamente le uova, che sono state realizzate con del materiale che va estremamente di moda quest'anno. Questo è un cordone di feltro e questo è un cordoncino invece. Allora, vediamo come possiamo realizzarle. Bene, comincio col farvi vedere l'uovo più grosso. Allora, avete bisogno di questo, un uovo di polistirolo piuttosto grosso, del cordone di feltro, vedete, piuttosto spesso, fiori che si abbinino, come in questo caso, bene al colore del feltro. E poi l'unica cosa di cui avete bisogno sono gli spillini patchwork. In genere tendo a poter riutilizzare il materiale, per cui se noi a questo punto incollassimo il cordone di feltro lo perderemmo. Invece, una volta passata la Pasqua, recuperiamo tutto e l'anno prossimo magari facciamo una decorazione diversa. Allora, cominciamo con il fissare con gli spillini del patchwork il cordone al centro. A un'estremità è un lavoro un po' di pazienza. Il primo giro bisogna ovviamente utilizzare più spilli, ecco qua, ma poi cercate di utilizzarne il meno possibile. Ecco, il lavoro è semplicissimo perché dovete semplicemente continuare ad arrotolare e a fissare il vostro cordone cercando di non far vedere troppo gli spillini. Ecco, ci rivediamo dopo. Ecco, questo è l'uovo completato con il cordone di feltro che ho arrotolato. Siccome la lunghezza era molto maggiore di quello che è necessario, vedete che ho fatto anche dei giri intorno. A questo punto si applicano i fiori in maniera tale da diciamo, coprire i puntini che si vedono degli spillini da patchwork ed è abbastanza semplice, innanzitutto perché hanno anche un pochino di spessore, ma poi basta riprendere comunque le spilline e applicarle ovviamente sotto. Eccolo qua. È abbastanza veloce, li mettete sparsi come vi capita. Ecco qui. E poi proseguite per mascherare il più possibile
il lavoro di copertura che avete fatto. Ecco, questo è il risultato finale. Se vi piacciono i colori, a noi sono piaciuti tantissimo. Ecco, vi faccio vedere invece un'altra possibilità. Praticamente l'ovetto che vedete qua con il cordoncino come questo giallo e le margheritine è fatto nella stessa maniera, quindi non dovete far altro che prendere un ovetto più piccolo, sempre di polistirolo, avvolgere il cordoncino in questo caso, così c'è il contrasto tra i due materiali con la stessa modalità che vi ho fatto vedere prima. E ecco, poi una cosa simpatica potrebbe essere quella di utilizzare queste paillette in tinta che danno una luminosità particolare e che vedete hanno un buchetto nel centro per cui si possono fissare anche queste con gli spillini da patchwork, recuperando a Pasqua finita tutto il materiale che vi può essere utile poi per fare altre cose. Ok, alla prossima!